Bentornati a Uno Mattina. Un inferno di acqua e fango ha travolto nei giorni scorsi una delle più belle località turistiche d'Italia, il Gargano, 14 comuni coinvolti. Qualcuno sta paventando l'idea dello stato di emergenza per l'area. Due vittime, un 24enne e un 70enne, finora accertato. Noi ci auguriamo che il bilancio ovviamente si fermi qui. Cristina Clementi, e poi ne parliamo con ospiti in studio. Intere province periodicamente ridotte a paludi, oltre 6.600 comuni ad alto rischio di frane e alluvioni. L'Italia spicca tra i paesi europei più esposti al dissesto idrogeologico. Prima del Gargano il fango e la pioggia avevano funestato una sagra di paese a Refrontolo, nel Trevigiano, causando 4 vittime. E sempre il Veneto nel 2010 era stato protagonista di un'altra violenta alluvione. Strade come torrenti, la gente rifugiata sui tetti, negli allevamenti 200.000 animali morti e 3 persone uccise dalla furia dell'acqua. Proprio il nord-est è tra le zone più fragili d'Italia, insieme a Piemonte, Liguria, Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna. Protagonista quest'ultima di uno degli episodi più devastanti della cronaca recente. Novembre 2013, una bomba d'acqua rovescia sull'isola tanta pioggia quanta se ne vede normalmente in 6 mesi. 16 morti, quasi 3.000 sfollati e una scia di polemiche sui ritardi dell'allerta. Così come successe a Genova, dove nel 2011 l'esondazione del Rio Ferrari Reggiano spezzò la vita di 6 persone, tra cui 2 bambine. La tragedia seguì di poco altre 2 alluvioni, una tra le Cinque Terre e la Lunigiana, l'altra nelle Marche. E come dimenticare le colate di fango sul Messinese tra 2009 e 2011, o ancora le 137 vittime della frana che il 5 maggio del 98 segnò l'anno zero per Sarno e altri comuni vicini. Andiamo subito a Peschici, dove per noi c'è Sergio De Nicola, collega della TGR della Puglia. Sergio, quali novità? Buongiorno. Buongiorno da Peschici, alle nostre spalle quella che da decenni è una delle spiagge simbolo del Gargano, e possiamo vedere ormai divorata e suddivisa addirittura in 3 porzioni per effetto delle esondazioni dei canali. Possiamo vedere anche delle strutture ricettive sulla spiaggia, ci sono ristoranti andate completamente distrutte. Abbiamo perso tutto, ci raccontavano nei giorni scorsi i proprietari di queste strutture, tutto in pochi secondi è stato spazzato via, 50 anni di sacrifici andati perduti, ma ci rialzeremo, hanno detto i residenti, anche con l'aiuto che arriverà da regione e governo. Non a caso si sta discutendo, adesso si sta facendo la conta dei danni, perché passata l'emergenza dei soccorsi, che dobbiamo dire hanno funzionato benissimo grazie anche alla protezione civile subito in campo con 1.000 volontari, dicevamo adesso è il momento della conta dei danni. Giovedì a Roma, Ministero dell'Ambiente, tavolo tecnico con la Regione Puglia, arriveranno anche le proposte di risarcimento dei 14 comuni, solo per Peschici si parla di 3-4 milioni di euro di danni, mentre le organizzazioni agricole hanno parlato addirittura di 60 milioni di euro di danni alle colture. Infatti domani verificherà questa situazione il Ministro Martina, mentre nei giorni scorsi sul Gargano sono arrivati il Capo della Protezione Civile Gabrielli, che ha parlato di stato di emergenza, e ieri il Ministro per l'Ambiente Galletti. Ovviamente in queste zone non c'è stato alcun vincolo idrogeologico, si è costruito dagli anni 70 fino al 2013, quando poi è stato approvato il piano paesaggistico dalla Regione Puglia, e questo ha favorito ovviamente la costruzione di abitazioni a ridosso dei canali, l'abusivismo. E proprio dalla piana di Calena, lì dove si è verificata l'esondazione dei canali, nel 2007 è partito l'incendio che devastò parte del promontorio, migliaia di turisti evacuati anche in quell'occasione, 3 vittime, ed anche in quella circostanza si parlò di Gargano in ginocchio, ma il Gargano si è rialzato ed anche questa volta, dicono i suoi fieri abitanti, ce la faremo. Anche questa volta ce la faremo, però qualche responsabilità locale c'è. Ne parliamo con il nostro Valerio Rossi e Albertini, fisico del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno. Quanta influenza della mano dell'uomo c'è? Sergio De Nicola ricordava che c'è stato un processo di cementificazione negli ultimi anni che qualche danno l'ha causato. Più che qualche danno, diciamo eufemisticamente qualche danno.
E in questo periodo nel servizio si è sentito chiaramente, dicevano strade come torrenti. Molto spesso però è il contrario, è il torrente o l'alveo del torrente, il letto del torrente che viene utilizzata come se fosse strada. Una strada. E allora quando la natura si riappropria degli spazi, questi possono essere i risultati. In questo momento poi è particolarmente grave la situazione perché è una specie di cocktail, un mix di incuria del territorio e dall'altra parte di un effetto che stiamo provocando noi stessi, che è quello dei cambiamenti climatici, cioè il fatto che ci sia una ripetizione sistematica di queste alluvioni. Cioè abbiamo sentito l'elenco, le Cinque Terre, Genova, certo, nel Messinese, non è un caso. Degli scienziati illustri delle Nazioni Unite ormai hanno sentenziato solennemente, dopo anni di studi, 800 scienziati, che i cambiamenti climatici, cioè che queste condizioni estreme del tempo, sono un fatto accertato ormai e che quindi dovremmo fare. C'è una responsabilità umana in questo. C'è una responsabilità umana, ma siccome i tempi caratteristici di inversione di questa tendenza sono lunghi, la cosa migliore che possiamo fare è iniziare ad adattarci a questi cambiamenti climatici e quindi, ben lungi dal continuare a cementificare e a rendere impermeabile il terreno, che quindi non è in grado di drenare le grandi quantità d'acqua che avrebbe potuto in passato, dovremmo iniziare a invertire a la ragionare tendenza. Diversamente. Certo, Peschici, per esempio, la località meravigliosa che veniva descritta poc'anzi da Sergio De Nicola, ha registrato in questi ultimi giorni una precipitazione di 500 mm di acqua, che è quanto ne registra in un anno normalmente, quindi c'è qualche cosa che non va. C'è qualche cosa che non va, e il fatto che non, questa situazione sia anomala lo testimonia la concomitanza, la successione di eventi, perché giustamente in questo caso è cascata in pochi giorni l'acqua che di solito cade in mesi, ma addirittura Genova cadde in un giorno l'acqua che cadeva in mesi. Quindi dobbiamo abituarci, perché quello che dico io, stiamo attenti a chi dice che i cambiamenti climatici in realtà sono dovuti ad eventi naturali, perché se fosse un singolo evento potremmo anche attribuirlo ad una causa naturale, ma questa concatenazione di eventi è la spia che la situazione sta cambiando. È come avere un dado: se lanci un dado e ti esce un 1 una volta è normale, ma se continua a uscire sempre lo stesso risultato, c'è, significa che il dado è truccato. Che il tavolo almeno è truccato. Grazie a Valerio Rossi Albertini, grazie anche a Sergio De Nicola in collegamento con noi da Peschici.